Un gruppo di affreschi, perfettamente conservato, ritrovato all'interno della lussuosa Villa dei Misteri. Situato poco fuori Pompei, l'edificio subì solo pochi danni durante l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Questo affresco, in particolare, era stato realizzato sulle pareti della stanza più importante, il triclinio. Riccamente colorata anche in blu e verde, questo tipo di pittura è indice di grandi disponibilità economiche. Il pannello fa parte di una serie di raffigurazioni sull'iniziazione di una donna ai misteri, con la simbologia di morte e rinascita, probabilmente un passaggio all'età adulta. Il rituale è rivolto a Dioniso, dio greco del vino, dell'agricoltura e dell'estasi, e viene officiato da una sacerdotessa che guida la giovane donna attraverso la cerimonia iniziatica. Le figure vengono ritratte in differenti pose, in piedi o sedute su diversi tipi di mobilio, e tutta la scena è dipinta sopra una cornice verde che sembra sostenere i personaggi e dà l'illusione che siano posti su una sorta di palco. Questo tipo di pittura incarna il secondo stile pompeiano, che prevedeva il disegno tridimensionale degli elementi architettonici nella composizione. I personaggi sono realizzati con lo stile megalografico, figure a grandezza naturale, in modo da porre l'accento sulla loro importanza. Lo sfondo rosso dietro le figure e le colonne dipinte è studiato per dare all'osservatore l'illusione che l'ambiente sia più ampio e che la scena si svolga al suo interno. Vediamo alcuni dettagli. La donna seduta, una sacerdotessa, indossa sul capo un velo e una corona di mirto. Con la mano sinistra scopre un vassoio, il cui contenuto non è decifrabile. La mano destra è posta sopra un piatto nel quale viene versato del liquido, forse per lavare le mani. Al centro è ritratto Sileno, tutore e compagno di Dioniso, nell'atto di suonare la lira. Alla sua sinistra un satiro suona un flauto di Pan, mentre una ninfa allatta una capra. Queste figure mitologiche simboleggiano il legame dell'iniziativa con la natura e la loro musica accompagna il suo passaggio. La giovane donna volta il capo alla propria sinistra con atteggiamento timoroso. Può scorgere quello che l'aspetta nella scena successiva, che raffigura il santuario dove avverrà la sua discesa agli inferi. Ella tiene il corpo girato verso destra e afferra il mantello. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!